Un saluto a tutti e bentornati su GDR Land. In occasione dello Steam Fest, ho scaricato un po' di demo di giochi che mi sembravano un minimo promettenti, sempre relativi al gioco di ruolo. E cominciamo con Neon Po, cominciamo con New Arcline, che sembra essere, l'ho provato un minuto, è un CRPG ambientato in un universo steampunk, ma da come vedo c'è anche qualche elemento magico. Ovviamente è solo in inglese. Non so se la è solo per la demo, ma secondo me sarà inglese, o quantomeno non ci sarà l'italiano neanche nel gioco completo. Allora, qui abbiamo velocemente, vabbè, possiamo scegliere la razza. Ah, ok, elfo umano. Non so se ce ne saranno altre nel gioco completo, ma io adesso vado abbastanza veloce perché voglio vedere di che parliamo. Vabbè, questo è l'editor del personaggio che pare quello di Baldur's Gate, per certi versi. Non mi fa impazzire. Ah, qui ci sono. Ah, possiamo scegliere anche il ritratto. Vabbè. Ce ne saranno altri, spero, nella versione completa. Dicevo, non mi fa impazzire l'ambientazione steampunk, però un buon CRPG non si rifiuta mai. Quindi. Ecco, abbiamo le classi. Allora, noto con piacere che il gioco usa lo stesso sistema di statistiche di D&D. Quindi forza, destrezza, costituzione, no, percezione non c'era. Però vabbè, intelligenza è. Ah, non c'è carisma? Non c'è carisma. Ah, forse per è personality. Quindi sì, sarebbe carisma con un altro nome. Non è percezione, credo, eh. Che mi pare strano che non ci sia carisma. Ok, queste sono le classi. C'è ingegnere diesel, diciamo. Sciamano voodoo. Ah, solo due, ma immagino ce ne saranno altre, perché solo queste due. Vabbè, esperto in armi da fuoco e ok, inventore, tra virgolette, di come fosse un tecnico che crea i gadget. Parla anche di jetpack. Forse questa mi potrebbe piacere come classe. Andiamo velocissimo. Questi sono i tratti, tipo le etichette. Spia di Gilda. Vabbè, facciamo mediatore ladro. Ok. Qui poi abbiamo. Ah, ok, possiamo modificare i punti. Ah no, è percezione. Cioè, quindi non c'è il carisma? Ma già c'è. Possibile che non ci sia il carisma. Sta cosa mi spiazza. Comunque, vabbè, facciamo un po' di forza. Perché non posso. Ah, ecco. Ah, devo cliccare più giù. Ok. Beh, un po' di costituzione, non dico che li do a caso, ma quasi. E queste sono le abilità, come quelle di D&D, ce ne so. Non so se. Però questa è una demo, quindi probabilmente ce ne saranno altre, voglio sperare. Vabbè, facciamo intimidazione, forse il carisma allora si ha attraverso appunto intimidazione e persuasione, forse. C'è anche charm. Beh, andiamo un po' a caso, ma non giocate mai così. Questo è solo per andare avanti il più velocemente possibile. Allora, in un mondo. Vabbè. Ok, quindi un mondo sull'orlo del caos. C'è una nuova realtà di. Io odio quando devo tradurre. Vabbè, diciamo che questa ce la teniamo per il gioco completo. Così evitiamo anche spoiler vari. Quindi un mondo fuso tra. Un mondo reale fuso con quello magico, tipo. Allora, stiamo parlando con un poliziotto qui. Ok, mi stai dicendo di andare da solo. C'è anche. Ah no, ok, stanno parlando loro due. Ok.
come posso muovermi? Posso a malapena camminare? Ah, ok, quindi il vecchio sta chiedendo al poliziotto di accompagnarlo in ospedale, quindi vuole che lo accompagni, invece il poliziotto dice che sta lavorando, che deve andarci per i fatti suoi. Ah, ok. Quindi indica me, dice tu. Perché il vecchio lo sta stressando praticamente. Così vediamo anche un po' come. Ci sono problemi, agente? Ok, è stato assegnato qui nell'Islam, se sarebbero tipo i bassi fondi, qualcosa del genere. Sì, e mi stanno già rompendo le balle, tipo. Ok, quindi aiuta questo vecchio, dovrebbe essere un medico dell'ospedale locale, tipo. Cioè, adesso non posso tradurre per bene, se no qua. Quindi non è per me, scemo è mia moglie. Vabbè, comunque ci dice che non è il suo lavoro accompagnare un vecchio. Beh, lui lo manda praticamente a cagare. Poi si gira verso di me. Ah no, ok, era la moglie che appunto necessita di un dottore. Quindi vabbè, ehi tu, mia moglie serve un dottore. Non ho più la forforza di sablaterare. Vabbè, riassumiamo, se no poi non usciamo. Dobbiamo accompagnare sto vecchio dal dottore, che serve alla moglie. Quindi ci segue. Allora. No, aspetta, ma questo chi è? Vabbè, questa è una 02. Vabbè, sì. Allora, andiamo al dottore, comunque. Che qua. Allora, la telecamera la posso muovere in qualche modo? No? Possibile. Ah, ok, posso ruotarla. Cioè, siamo nei bassi fondi. Posso aiutarti? Vabbè. Dialoghi. Non so perché quando giro. Non è fluidissimo. Vabbè, comunque, qui abbiamo un inventario. Oh, vediamo. Porta sistemale. Vabbè, questo lo sappiamo. Ma Mick chi è? Cioè, è un companion, forse solo. Comunque, noto che l'inventario ha tanti slot. Questo mi piace. Questi sono gli slot rapidi, sicuramente. Abbiamo una pistola che fa dei danni. Abbiamo un rateo di. Cioè, no. Che cazzo è che chiama A6? Costo proiettili 2. Un attimo, di qua rompono le scatole. Vabbè, abbiamo dei guanti che ci danno più 5 di accuratezza, di precisione. Desert Technology dice, quindi saranno tipo le classi di equipaggiamento magari. Magari io sono competente nella roba a diesel. Morale. Ok. Qui vabbè, abbiamo gli anelli. Questo è il. Come si chiama? La catenina. Non si chiama così, ma vabbè. Pantaloni. Questa è un'arma secondaria o un'arma corpo a corpo. Qui mi dice. Quindi posso, magari posso portare una pistola, un'arma bianca e una pistola. Abbiamo la cintura, vabbè. Comunque abbiamo un botto di slot e questo mi piace abbastanza. Allora, qui cosa succede? Posso vedere la mappa? Ok, io devo andare qui, quindi. Questo, NPC, ok. Purtroppo questo sarà un problema. Tradurlo, cioè nel senso. Sono un pochettino. Sono tentato di portare serie anche in inglese, con giochi in inglese, però cioè, il punto è che.
Se con quello in italiano ci metto tipo un anno, praticamente, cioè un anno magari no, però vado molto lento con questo in inglese. Oh, c'è del loot. Okay. Better non eat, meglio non mangiarlo, ma forse è crafting questo? Eh sì, forse sì. O forse è schifo da vendere. Dei cavi, coil, che cos'è? Vabbè, una roba elettromagnetica. Ok. Vabbè, andiamo dritti verso la missione perché voglio vedere anche il combattimento com'è. Invece, magari abbassassi un po'. Ho messo tutto al massimo, magari. L'illuminazione media, ma poi non so neanche se io le ombre le tolgo sempre, sinceramente. A parte che va un po' meglio. Io le ombre le tolgo, vabbè, un po' di cibo. Ogni volta per girare la telecamera mi imbroglio con cos'è. Allora, i toni sembrano abbastanza scanzonati da quel primo dialogo, ma qua posso. No. Non sembra esserci il furto. No, non è così. Che succede? Non. O devo attivare un'opzione per muovere. Fare lo scorrimento con la freccetta. Odio dovermi muovere solo con. E non poter scorrere la. Allora, qui c'è. Ok, si può esaminare un po' come in Wasteland, tipo. Ok, un'ambulanza abbandonata. Oh, ecco, ci sono i tiri di abilità sull'ambiente, quindi quelli passivi, tipo. Ah, sì, ok. Ah, no, posso mettere. Esamina. No, basta. Ah, ok, no, devo. Non sono cioè, devo andarci io. Ok, ah, quindi è Charles. No, Charles. Io non mi ricordo il nome, ma mi sa che sono io, Charles. Ah, ok, potrei prendere il pistone. Quindi smontarlo. E ho il 15%. Allora, proviamoci. Ah, che figo. Niente. Carino, però. Vabbè, come Baldur's Gate. Penso che vedremo tanti giochi che riprenderanno meccaniche. Cioè, la cosa dei dadi, ad esempio, l'aveva fatto Solasta prima di Baldur's Gate. Poi Baldur's Gate, adesso questo. Cioè, la cosa di tirare fisicamente i dadi. Ok, entriamo qua dentro. Ok, l'ospedale. Purtroppo ci vorrebbero tipo almeno 3-4 episodi per vederlo per bene, ma. Non posso, perché. Questo cos'è? Un Medibot? Tanto parliamo con il dottor Warren. No, vabbè. Ok, è visibilmente irritato. Worthington, ok. Allora, il dottor Bailey doveva fare il turno oggi. Ma la dottoressa, allora. Ma la donna non. Ah sì, esatto, non si è fatta vedere, pur avendo tanto lavoro da fare. Sì, ok, vabbè. Vabbè, allora tu chi sei? Ok, dovrei chiederti la stessa cosa, sono il dottor Worthington. E sono il capo dell'ospedale. Vado dritto al punto. Non ti farò una ricetta e non tutti i pazienti sono benvenuti. Ah, ok, c'è Mick, esatto, che è il mio compagno, che mi sussurra. Sì, che potremmo mettere le mani su qualche medicinale e lui neanche se ne accorgerebbe. Vabbè, che posto è questo? Beh, il leprosarium. E sì, l'ospedale. Ok.
Vabbè, sì, dove è un luogo dove curano gli appestati, quelli vittima dall'Iron Plague, la piaga d'argento. No, no, Iron è acciaio. E vabbè, tenendoli al sicuro dal mondo esterno, e non possiamo prenderci cura di tutti. Vabbè, cosa servono questi automi? Ah, ok, gli automi non hanno bisogno di salari. Quindi non si assentano mai, non si... Vabbè, il sogno di ogni industriale. Allora, vabbè, hai menzionato Simon. Io conosco Red Simon. Quel Mr. Simon, il signor Simon è un vero uomo d'affari. Ti servono lavoratori che non si lamentano, ce li ha. Hai... serve qualcosa... qualcosa in poco tempo, lo fa. Cioè, ti serve qualcuno, ecco, che organizzi qualcosa in poco tempo, lo fa. Dici di conoscerlo, vuoi fare dei soldi. Questo Humane, non so perché è scritto così, ma forse nell'intro lo diceva. Vabbè, comunque... mi sta chiedendo di lavorare, di fare qualche commissione per l'ospedale. Ok, posso fare... devo fare almeno 15. Ok, quindi... ho anche dei tag qua. Ah, posso fargli notare che questi automi non sono... non sono configurati per il lavoro medico. Vediamo. Vabbè, dovresti lamentarti con le autorità competenti, su conoscenza. Ok, il narratore... perché non essendo doppiato a volte, cioè non riesco a capire chi parla, perché adesso è il narratore... Ah, giusto, eccolo qua, il narratore. Dimmi di questa piaga. Troppe domande, ma ok, non c'è poi molto da dire. Ok, affligge ogni persona in modo diverso e non nessuno sa la causa. E quindi questo vuol dire tante voci di corridoio e superstizioni. Ma alcune famiglie hanno vissuto con l'infezione per anni e non hanno mostrato sintomi. Allora, il primo sintomo è la crescita di acciaio sulla pelle. Ok, perdi il tatto praticamente. Vabbè, qui parla delle guerre Technomage, purtroppo non conoscendo la lore non so neanche a volte come tradurlo. E quanti malati hai qui? Dipende, di solito abbiamo 20, ma certe volte qualcuno ci lascia, quindi crepa. Come nella vita reale. Ah, perché ok, è isolato l'ospedale. Vabbè, comunque, che lavoro volevi offrirmi? Tanto io qua controllo. Allora, il mio collega Dottor Belli non si è fatto vedere oggi e mi serve qualcuno che... Rounds sarà tipo... fai i turni, tipo qualcosa del genere. Non so come tradurlo. Quindi comunque, vabbè, mi serve qualcuno che prenda il suo posto. E quindi è per questo che uso gli automi. Perché non si assentano mai. Allora, quindi ho bisogno che dividete 3 pazienti e offrirgli un posto qui nell'ospedale. Ma per metterla in modo delicato, accettiamo solo maghi. Ok, devono essere in buone condizioni fisiche. Ci servivano all'inizio dell'infezione.
Perché appunto stiamo cercando di trovare una cura, no? Aspetta, però. Ricorso? Ah, sì, ok. Che okay. Poi. Beh, quanto mi pagherai per questo lavoro extra? Vabbè, ti pagherò bene. So come girano, come si fanno le cose in questa città. Ah, ok, potrei dirgli che sono anch'io impegnato come dottor Simon. No. Ah no, come il signor Simon, quello era un altro. E quindi mi serve una paga. Una paga grossa, quindi. Che proponi? No, ok, fallito, dice no, sono soltanto tre pazienti e già ti pago bene. Va bene, allora dammi gli indirizzi e mettimi sulla mappa. Eccoli qua. Non metterci troppo. Sì, non metterci troppo. Ok. Quindi, no, questa era una missione secondaria, però. Allora, sì, ok, qui ho gli indirizzi dei pazienti. Ah, qui c'è il tutorial. Sì, è quella principale. Posso magari cliccare. No. Vabbè. Andiamoci. Trovo il primo paziente, il secondo e tu. Oh, ecco. Vediamo. Ok, simili nella modalità combattimento e a turni. Ok, quindi c'è l'iniziativa e quando tocca a te fai quello che devi fare. Ok. Vabbè, questa è la turnazione. Va bene. Ah no. Vabbè, ok. Hai punti movimento e punti azione, credo. Però dove si vedono? Vabbè, questo lo sappiamo, l'effetto di stato. Qui sono i reaction point che immagino siano tipo per gli attacchi di opportunità, per le reazioni. Questi sono i punti azione. E vabbè, già cioè, l'abilità, questo sappiamo. Allora, tocca a me, quindi io in teoria posso anche sparare, no? No, vai. Ah, ok, ho ancora 5 MP. Ah no, però i reaction point non ne ho più, perché... Vabbè, reload, per sparare... Ah, ok, semplicemente così. Però se io... Oh, ecco. 87%, queste sono le abilità che ho con la pistola. Il trick shot, che è per quello che... Usa i proiettili rimbalzanti, ma dovrei muovermi perché non sono a portata. E il dual pistol shot è il doppio attacco, perché ho due pistole. No, forse no, forse spara solo due colpi. Vabbè. I proiettili non so dove si vedono. Vabbè, usiamo il colpo ricochet. Che è come la freccia, quella dell'arciere di Divinity. Il colpo rimbalzante. Però io non riesco a vedere i... Ah, no, forse sono quei... Ah, gli action point... Ah, ok, va... Uno, cioè, costa sempre uno. Ok. Bene. Quindi poi finiamo il turno. E come si farà? Con invio? Spazio? Sì. Ok, lui va in corpo a corpo. Vabbè, ha tutte queste... Ah, ok, questi saranno gli slot rapidi, credo. Ah, boost jump. Vai. No, non mi dica che c'erano i panni e li ha bloccati. Ce l'avevo me. Non ci arrivo. Possiamo fargli un uppercut. Un sprint, sai che... Ci mettiamo qua così gli facciamo l'attacco di opportunità, credo. Ok, dai. Vabbè.
Cos'è l'armatura, forse quella? Vai, dual pistol shot. Non ne ho più. Esatto. Choose how to react. Potrei bloccare. Blocchiamo. E infatti ho perso il punto reazione e ne ho parato tutto di attacco. Cos'è quella cosa che si ricrea ogni volta? È la pistola? Cioè l'armatura, sarà? Ah, prima non ho agito perché io ho messo spazio. Io pensavo fosse solo il fine turno solo di Charles. Invece io quando ce li ho tutti e due, in teoria posso far agire chi voglio, quando i miei agiscono l'uno dopo l'altro. Ok. Beh, allora io questo... No, forse no. Allora, aspetta. Non sto capendo. Io ho attaccato. Ho finito i turni, no? Adesso però toccherebbe... Ah, no, ok. Ma allora non so cosa... Ok, immune ai colpi fisici. Ah no, era solo... Ok. È un po' difficile perché è la prima volta che metto mano sul gioco. Il fatto che sia tutto in inglese... Sì. Cioè, portarlo in video deve anche un minimo andare veloce. Ok, abbiamo ancora 5 minuti. Immagino ci sia il loot. Giusto per vedere... Abbiamo uno shield amulet raro, quindi ha più un blocco. E una granata a frammentazione. Ah, ok, i dollari. Quindi sono la moneta. Più 4 armatura, salute e dodge. Si chiama. La schivata, tipo. Vediamo un po' cosa c'è qui. Abbiamo il bestiario. Ah, ce l'è già... Ce le dice già. Però sono bloccate perché non l'abbiamo incontrato. Mi chiedo se siano solo magari per quest'area oppure... È un po' spoiler però. Allora, devo dire, artisticamente... Mi piace. Anche se io... appunto i mondi steampunk non è che mi piacciono più di tanto, però devo dire, certo, questo, ripeto, portarlo in inglese, aspetta che qui però mi sono dimenticato qualcosa, portarlo tutto in inglese, non io, cioè io non so se, cioè me la cavo con l'inglese, però mettersi lì a tradurre, cioè in video, perché alla fine per i fatti miei me lo giocherei pure. Diciamo che non escludo di portarlo, però se lo porto se ne passa, perché allora abbiamo, vabbè, Divinity, le serie di adesso, dovrò anche finire i DLC di Company of Heroes, quindi li porto sicuramente, Tales of Valor e Opposing Fronts. C'è anche Stalker 2, io devo finire Stalker Call of Pripyat entro novembre, perché voglio assolutamente portare e giocare Stalker 2. Cioè quello, se il PC me lo reggerà degnamente, penso di sì, i requisiti li supero abbondantemente, quindi raccomandati. Vediamo. E... Niente, direi abbiamo visto abbastanza, perché alla fine in realtà abbiamo visto un po' la creazione del personaggio, i dialoghi. Non c'è la regia di Baldur's Gate 3, me l'aspettavo. Ne vedremo pochi con quella regia, perché ci vuole un bordello di soldi per le animazioni e... Non so neanche che team è quello che ha sviluppato questo qua. New Arcline. Ah, tra l'altro, esatto, qui c'è la Steam Next Fest, proprio la demo, in occasione dello Steam. E... Cos'è questo? Ah, posso anche rubare. Non ho visto scelte, però mai presto un dialogo, di, diciamo, di allineamento, quindi malvagio oppure buono. Però vabbè, sono sicuro che ci saranno.
Quindi direi che da Charles e... come si chiama? Vabbè, è il nostro amico, è il suo amico. Da GDR Land è tutto, ci vediamo alla prossima. Se vi piace, se va bene, fatemi sapere che ne pensate di questo gioco. Se avete già avuto modo di provare la demo, l'avete finita. Che vuole sto vecchio? E sì, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao!